Allora, buonasera. Buonasera. Come avete visto, ci siamo spostati da Vernaroli, dove abbiamo lasciato Don Luciano, per stare qui a Carinola. Carinola è un po' il centro di questo territorio che, come abbiamo già detto con Don Luciano, è stato un territorio importantissimo nel Medioevo dal punto di vista storico, religioso, artistico, quindi dove sono passati tutti, forse San Pietro, San Paolo, molto sicuramente San Francesco. Quindi storicamente questa parte della terra di lavoro è molto molto importante. Siamo sempre vicino, abbiamo prima dimenticato di dirlo, nella zona del Massico, quindi nella zona del Falerno, e siamo con il signor Carlo Ceraldi. Siamo qui a Carinola nella che la chiesa che adesso una volta era cattedrale e adesso non è più cattedrale. Perché? Perché praticamente il vescovo, la diocesi fu trasferita a Sessa nel 1818 da Papa Pio VII con la bolla specificata De Utiliori, era perché un nuovo concordato tra il papato e i Borboni che ridisegnavano Ferdinando I. Ridisegnavano un poco gli schemi delle diocesi per poter forse gestire al meglio tutto il territorio praticamente. Carlo Ceraldi fa parte dell'associazione culturale della parrocchia. Lo dico cattedrale, non mi interessa. Va bene. Questa cattedrale che anno risale? Questa è iniziata la costruzione nel 1087 e finisce intorno alla metà dell'anno 1090. Una cattedrale o una costruzione all'epoca voluta da Bernardo, perché volle spostarsi da Ventaroli, dove siete stati prima praticamente, a Carinola. Il vescovo Bernardo. Consideriamo che il castello era importante come frequentazione, quindi qua c'era una notevole questa popolazione. Questa era la zona di passaggio tra Roma e Napoli. Roma-Napoli è stato l'asse del mondo per quasi 2000 anni. E quindi questa, dal punto di vista architettonico, questa è la classica cattedrale basilica a tre navate. A tre navate, assolutamente. Come abbiamo visto prima, sì, a tre navate, e ha avuto le sue varie ristrutturazioni, però certo. Le tracce sono molto presenti, quella aragonese. Quindi questa nasce come copia esatta della chiesa di Ventarola. Quindi nasce prima quella di Ventarola e poi assolutamente questa. Quella di Ventarola addirittura lì potrebbe essere nata addirittura già nel VI-VII secolo. Allora adesso cos'è questo qui? Qua è un cenotafio praticamente. Questo signore così. Questo signore si chiama Giuseppe Saraceno. Questa parte qua è un qualche cosa che è uscito dopo. Qui teoricamente, per quello che si parla, diciamo così, a fianco su questo lato qua ci doveva essere una cappella padronale di Santa Caterina d'Alessandria. Qui c'era la sedia vescovile, dove sta l'amico Vincenzo che sta sistemando i fiori, lì c'era il pulpito e le scale arrivavano molto più in qua, prima della modifica che fece la sovrintendenza degli anni 60-70. Queste strisce sempre qua sono le absidi come quella là di Ventaroli. Ah, ho capito. Poi, probabilmente per tutta una serie di motivi, sia per ampliare la chiesa, sia per un problema di staticità, è stato spostato il tutto e sono state fatte queste nuove arcate, un po' stile tra il gotico e poi il catalano, che hanno ripetuto. Molto interessante questo abside che è a pianta poligonale.